Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e in questo video vi accompagnerò a caccia di pietre lungo i fiumi italiani. Partiamo subito con il dire che questo non è il primo video che faccio sull'argomento. Vi lascio qua sotto il link nel dettaglio per altri video in cui cerco alcune gemme e pietre preziose in Italia. In quest'ottica è importante la cosiddetta teoria dell'imbuto, cioè l'idea è sempre quella di andare a recuperare una moltitudine di pietre, selezionare via via solo quelle più preziose, fino a lavorare solo quelle migliori. Il vostro tempo è prezioso e di conseguenza conviene che andiate ad approfondire solamente i ritrovamenti con maggiore potenzialità, sempre da un punto di vista collezionistico e non tanto economico. A monte ci sono delle importanti ofiuliti, cioè delle rocce che una volta costituivano il fondale oceanico, e quindi troviamo al momento attuale queste pietre di colore verde. Sono talvolta molto tenaci e di conseguenza vanno a concentrarsi nell'alveo dove noi le troviamo. Comunque il principio qual è? È che per tagliare questi minerali molto duri, che sono quelli con maggiori potenzialità, vi serviranno dei minerali più duri, come ad esempio il diamante. Gli utensili diamantati sono quindi migliori per andare a lavorare questo contesto. Quando parliamo di pietre preziose, parliamo di poche pietre, pochi minerali che possono avere un valore. Ma quando stiamo cercando i minerali dal punto di vista collezionistico, in realtà ci interessa ben poco quale sia questo valore. E infatti dovete sapere che anche solo una roccia che a voi piace esteticamente, con un colore particolare, con una struttura particolare, potrebbe già avere un valore dal punto di vista della vostra collezione. Quindi quello che io vi consiglio e vi stimolo è proprio la ricerca lungo gli alvei. Vi ho insegnato finora a cercare l'oro. Nei video prossimi e durante il prossimo anno andrò sì a cercare oro, ma voglio anche insegnarvi a cercare le pietre, e solo alcune di esse saranno preziose. Ma del resto non sempre trovate dell'oro lungo i fiumi in cui andate a cercarlo. Questa roccia è una roccia alquanto rara in questo fiume in cui sto facendo ricercamento attuale. Vi lascio qua sopra in anteprima anche qualche ripresa più ravvicinata. È una roccia composta da diversi frammenti, i quali principalmente sono riconducibili a magnetite e serpentino. Quindi è una roccia chiamata serpentinite. La cosa è molto interessante è che questi frammenti sono cementati gli uni gli altri da un minerale verde di un colore acido, il quale ha anche un abito allungato. Probabilmente è un epidoto, probabilmente è pistacite. Vedremo quindi anche nei prossimi video di tagliare alcune di queste pietre per vedere come sono all'interno. Sarà sicuramente interessante anche osservarla al microscopio. Per ora la prendo e la metto nella mia borsa e vedremo in futuro di approfondire. Sempre all'interno di questo fiume ci sono delle rocce con dentro dei cristalli di un verde acqua molto pronunciato. Sono dei pirossili smaragditici. Hanno un pochino di cromo all'interno, veramente pochissimissimo, che però gli dà questo fantastico colore. Qual è il problema? Che questo pirosseno tende a sfaldarsi facilmente una volta tagliato, sostanzialmente va a pezzi. E più quindi un valore cromatico gli date piuttosto che realmente di taglio. Molti minerali all'interno, ma principalmente puoi trovare del granato rosso piuttosto che del diopside di un colore verdino, e inoltre anche tanti altri minerali talvolta di valore, come esempio la vesuviana. Sono degli ex filoni magmatici che si sono messi in posto proprio nelle profondità oceaniche. E voi vi starete sicuramente chiedendo: ma Matteo, perché queste rocce si trovano nei fiumi e soprattutto in questo fiume? E io vi rispondo subito: perché a monte, grazie all'acqua piuttosto che al ghiaccio, nell'arco di milioni di anni sono state erose e trasportate fino a valle. Sono rocce molto dure, molto pesanti, e vanno a concentrarsi proprio negli alvei dei fiumi, dove voi potete trovarle.
Sono molto soddisfatto, ragazzi, perché ho trovato un bel masso composto da giadite. Il problema qual è? È che intanto non posso dire con sicurezza che giadite, quindi la chiamerò giada piemontese. Cioè un raggruppamento che vale dal punto di vista merceologico. Sono tanti minerali all'interno della cosiddetta giada piemontese. Ma in questo contesto ci sono anche altri minerali, soprattutto dei solfuri, i quali sono alterati e lasciano quell'alone rosso di un colore rugginoso. Quindi a contatto con l'acqua e con l'aria diventano sostanzialmente degli ossidi idrossidi di ferro, della ruggine. Ecco perché questo caratteristico colore rossiccio. Massi grossi significa spesso la presenza di oro importante. Ma io mi taglio le mani perché non ho i piatti. Allora, ragazzi, ho trovato due pietre molto interessanti. Una di queste è semplicemente un metagabbro. Sempre i nostri filoni magmatici oceanici, ma questo è particolarmente interessante perché ha ancora conservato alcune informazioni della sua genesi, cioè della sua formazione, cioè il carattere tipico di un filone. Ragazzi, ho trovato una pietra fantastica, probabilmente è la pietra della giornata. Assolutamente si tratta di un qualche minerale riconducibile alla giada piemontese, ma ha grana molto grossa e ha anche un ottimo grado di purezza. Questo sicuramente è il campione che mi fa questa giornata, sperando poi una volta tagliandolo che renda ancora di più. I cristalli che voglio recuperare sono quelli più verdi, di un colore verde acqua. Sono fortunato perché sono molto grandi. C'è anche un po' di zoisite all'interno, però da questo campione riuscirò sicuramente a estrarci qualcosa di interessante dal punto di vista collezionistico. Fidatevi che spero che vi arrivi questa fatica tremenda. Ho zaino pieno di pietre. Ovviamente ricordatevi che se volete anche voi intraprendere questa attività amatoriale in Piemonte, bisogna richiedere il tesserino regionale. È gratuito e ve lo manderà la regione, in particolare l'ufficio minerario. Vi lascio qua sotto in dettaglio tutte le informazioni e se aveste domande mi raccomando di scrivere nei commenti. Allora, signori, siamo arrivati alla fine della giornata. Spero che vi siate divertiti in questa ricerca delle pietre. Non abbiamo trovato molte pietre preziose oggi, ma delle pietre veramente carine che andremo probabilmente in futuro a tagliare. Ricordatevi la teoria dell'imbuto: tante rocce guardiamo, poche ne raccogliamo, ancor meno andiamo a scegliere per tagliarle. E solamente le migliori saranno quelle che aggiungeremo alla nostra collezione. Quindi è tutto un gioco di concentrazione. Alla fine è una malattia di mestiere questa. Come cerchiamo l'oro per concentrazione da tanti sedimenti, poche pagliuzze, così andiamo a cercare lungo gli alvei da tantissime pietre, solamente pochissime sono quelle degne della nostra collezione. Mi raccomando anche voi di fornirvi un buon libro che vi insegni come discernere le rocce. Io vi insegnerò in questi video qua e là, vi darò dei appunti di mestiere, vi darò dei consigli per riuscire a capire cosa avete di fronte, ma il mondo della geologia è un mondo molto complesso, molto dinamico e anche assolutamente interessante. Vi consiglio di approfondire questo fantastico mondo. Si parte dal collezionare i minerali e si arriva a collezionare le pietre. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere mi piace e se volete sempre rimanere aggiornati su molti video, non dovete fare altro che iscrivervi. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi! Houston, abbiamo un problema, questo è grande. La prendiamo o non la prendiamo? La prendiamo. Ma è pesante. La prendiamo. Poi arriva una piena e va a finire che non la troviamo più. Mi sto già pentendo di averla presa. Ok, direi che lo zaino è pieno, non ne prendo più. Non ne prendo più.